la libertà, la democrazia. Il tricolore ha sventolato in tantissime piazze italiane e le istituzioni si sono unite un po' ovunque nella celebrazione del 77° anniversario della liberazione. Mentre i testimoni di quei terribili tempi e di quella strenua lotta per la libertà si assottigliano, questi momenti commemorativi diventano sempre più importanti per ricordare a tutti, anche a quelle giovani generazioni, senza esempi e senza memoria, l'orrore delle guerre e delle dittature e il valore dell'impegno e del sacrificio personale per ristabilire la pace e la giustizia. Anche a Sapri, in piazza Plebiscito, dinanzi alla lapide che ricorda il sacrificio delle giovani vite cadute in guerra, si sono raccolte le autorità civili, militari e religiose per celebrare il 25 aprile e deporre una corona d'alloro, ennesimo tributo d'onore a quegli eroi di altri tempi, su cui quest'anno i riflettori si sono accesi con un'attenzione maggiore, vista la guerra che sta funestando l'Europa. Commemoriamo la liberazione pagata con il sangue, ha detto il sindaco di Sapri Antonio Gentile. Celebriamo i valori fondanti del nostro Stato, la libertà e la democrazia, che vanno quotidianamente difesi dal popolo italiano, così come il popolo 77 anni fa pose fine alla deriva nazifascista. A prendere la parola nel corso della mattinata anche il presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani, sezione di Sapri, Domenico Vrenna, che ha valorizzato il coraggio e l'azione di quei combattenti che fecero la resistenza e la storia. E il presidente dell'Associazione Sapri, 15 agosto 1943, Luciano Ignacchiti, il cui ricordo è andato a quei terribili, improvvisi bombardamenti che colpirono la cittadina, lacerando diverse famiglie. Dopo la benedizione della corona da parte di Don Raffaele Brusco, spontaneo nella piazza si è levato il coro dei presenti che ha intonato Bella Ciao, il canto dei partigiani morti per la libertà. Questo è il fiore partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.